tu la prenderai come una battuta un po' amara, ma c'è una cosa che, gioco dopo gioco, sto iniziando a notare. Quando in un team o un prodotto videoludico manca un game designer. Blood, anzi hashtag Blood, ricade in questa categoria, poiché di fronte ad un art style interessante, bello da vedere ed estremamente funzionale ai toni di gioco, c'è un gameplay incredibilmente superficiale e che poco invoglia a continuare. È inutile girarci intorno, lo stile visivo di un gioco è la prima cosa che ci si presenta davanti. Il trailer di Blood lo mostrava sin da subito e appunto Blood non può che essere primariamente identificato con la sua estetica. L'art style è cartoon, con uno stile che racchiude molto di quanto ricordiamo delle super chicche con un tocco dei laboratori di Dexter. È una scelta interessante dato che questa estetica è applicata ad un comparto narrativo che invece prende ispirazione da Buffy, con toni molto simili a livello di dialoghi e caratterizzazione dei personaggi. Il contesto è scolastico e la nostra protagonista si trova a suo malgrado a dover combattere, con un'inquadratura delle meccaniche molto reminiscenti degli Zelda 2D, una lenta epidemia di vampiri che ha attaccato la sua allegra cittadina. Ci muoveremo fra diverse location, dalla scuola stessa, al vicinato di casa dei nostri genitori, al parco, al cimitero e tante altre location. Se queste sono ben definite a livello estetico, e pur carenti di un'identità davvero univoca, sono facilmente leggibili e percorribili, la navigazione in sé non è mai troppo soddisfacente. Siamo davanti ad una struttura di gioco che ben si presterebbe a shortcut sbloccabili, ma è una meccanica che utilizza solo in un paio di contesti nell'intera run, Blood. La mappa stessa è bella da vedere, ma pessima a livello di UX, user experience, senza chiari segnali sul percorso da fare per arrivare in un'altra specifica zona. Perdersi, sia chiaro, non è un rischio, ma è la frizione fra bisogno e risoluzione che qui stride e fa stridere l'intera struttura di gioco. Le animazioni di protagonisti e nemici sono molto curate, e le prime volte che vedrete il vostro finisher o le sprite di animazione degli attacchi nemici vi sembrerà davvero di essere davanti alla televisione a guardarvi un cartone. Ma poi vi dovrete ricordare che state giocando, e molto facilmente il flair visivo di Blood vi sembrerà solamente questo. Stile. Le animazioni richiedono tempo per essere eseguite, e sono molte le situazioni nelle quali mi sono ritrovato stanloccato da un nemico che ha avuto il coraggio di attaccarmi mentre stavo eseguendo un'animazione non di attacco. Stile senza significato di gameplay, anzi antitetico al godimento del gameplay stesso. Blood però prende ad esempio proprio i vecchi Zelda 2D, e parte integrante di questo autoimposto pedinamento è il combat system. Vagamente abbattuto e deluso dalla prima frizione fra qualità estetica ed efficacia in game, non ci è voluto molto perché mi scontrassi in fase di recensione con il secondo aspetto più spigoloso e onestamente meno accettabile di Blood. Il combattimento in Blood è 2D quanto l'art style, ma 2D nel senso di piatto. Il nostro pattern di attacco è fatto di un colpo semplice o una combo di tre, struttura poco fantasiosa ma relativamente lineare rispetto a quanto normalmente fatto dal genere di appartenenza. Ma anche a causa delle animazioni, ben definite ma troppo lunghe per un videogioco come quello che Blood insegue e vuole essere, il ritmo del tutto è piuttosto lento. Niente iframe per il roll, niente upgrade di danno per le armi. Sono solo estetici e alterano l'aspetto della nostra animazione finisher. Il 99% del combat è infatti riassumibile letteralmente come un colpo, due colpi, finisher. E in questa sequenza è proprio il finisher quello che non si riesce a interpretare o ben collocare nel contesto di flow e di positive feedback loop. Sulla carta un finisher deve dare soddisfazione visiva, cosa che più o meno Blood riesce ad ottenere, ma anche e soprattutto a livello di feedback positivo dell'utente. In questo il titolo di Exit 73 Studios non riesce a fare centro, restituendo a chi gioca l'idea che la finisher sia solamente un altro normalissimo colpo e non un attacco che fa più danno o che ha il potenziale di ottenere qualche altro effetto. La componente di loot è leggermente meno importante, ma ci si aspetta che ci sia, giusto? Invece la risposta è no a questa domanda per Blood, che abbandona ogni magra soddisfazione di loot drop e non premia l'aver sconfitto il nemico di turno. Niente monete, niente salute, niente munizioni. Non c'è, a livello di struttura di design, niente da guadagnarci nel combattere i nemici. Nemmeno lo spettro distante di una crescita a livello di XP, anche se assenti dal DNA ludico di Blood. Armi diverse dal bastone da hockey forniscono una lieta nuova fragranza al combat system, ma assumono molto velocemente il ruolo di gimmick utili solo in pochissimi eventi
e contro pochissimi nemici. A questi difetti c'è da aggiungere che persino l'inventario e la presenza di una moneta di gioco da usare per comprare oggetti dal mercante sembrano appoggiati alla struttura di design piuttosto che parti integranti e necessarie di essa. Una sezione in particolare ci toglie la possibilità di accedere all'inventario e dimostra proprio quanto affermo, mentre la presenza di una risorsa da guadagnare e spendere è paragonabile al compitino inizialmente, per poi deragliare a livello di struttura e bilanciamento dell'economia di gioco, con monete sin troppo sparute e queste maliziosamente legate all'acquisto di questo o quell'oggetto proprio dal mercante, forzatura sgradita ad un impianto di gioco, quello economico, di cui si poteva benissimo fare a meno. Sorry, ma devo anche ucciderti le speranze su un altro comparto. Complice una storia interessante ma acerba nella sua progressione, e con un finale davvero scialbo, sia narrativamente che a livello di gameplay, il comparto di questing è quanto più copia carbone il team potesse inseguire. Le quest sono pure fetch quest, ossia le quest nelle quali un NPC ti manda a recuperare qualcosa, tu vai, torni e fine. E per aggiungere la beffa alla derisione del giocatore o della giocatrice in questo caso, queste sono talmente disconnesse dalla storia principale da non essere nemmeno aggiornate nei dialoghi e nella loro risoluzione da un capitolo di gioco all'altro. Tornare all'NPC che vi aveva affidato la missione 3 capitoli fa e lui reagirà e parlerà senza tenere conto di ciò che in questi 3 capitoli è successo a lui e attorno a lui. Il finale, che non spoilererò qui, è una chiusura piuttosto pigra del canovaccio narrativo, del quale ti sarai probabilmente già disinteressato o disinteressato qualche ora prima. Credo faccia male quello che sto scrivendo, perché artstyle alla mano, Vlad aveva lo spazio e il guizzo per riportare davvero molte e molti di noi alle atmosfere school teenage horror di Buffy. Però è uno stimolo che non è stato percepito, o peggio, non è stato concretizzato. Persino la soundtrack mi fa pensare ad un prodotto ed un team che non ha perfettamente capito cosa Vlad volesse essere, al di fuori del comparto estetico. Da tematiche e toni come quelli di Vlad, io mi aspetto una soundtrack più scherzosa, archi trascinati e quasi sfottenti verso le tradizioni classiche del genere vampiresco, magari con l'aiuto di clavicembali per le parti più calme e organi per quelle più caotiche e adrenaliniche, magari nelle boss battle. Vlad decide invece di virare verso il sintetico, scelta coraggiosa ma, di nuovo, fuori senso rispetto al tono del resto del gioco. Sì, ritorno al mio presupposto iniziale che una o un designer in Vlad non ci sia veramente, e per convincersi basta dare uno sguardo alla user experience del titolo, ossia alla struttura di interazione gioco-utente creata e implementata da Exit 73 Studios. Navigare la mappa è un incubo. Switchare l'arma con un oggetto secondario è legnoso e brutalmente punitivo se si devono fare alcune azioni di fretta, come scavare il terreno per strappare da esso un nemico che viaggia attraverso i cunicoli a mo' di talpa. Manca anche molto a livello di feedback delle nostre azioni a schermo, siano esse il combat di cui ho parlato prima o il raccoglimento di una risorsa di gioco, come anche le semplici monete. I checkpoint automatici funzionano a singhiozzo e a volte sono piazzati con malizia e costringono a ripetere sezioni di gioco iterando un processo di punizione dell'errore che non è e non deve essere parte di un gioco che così poco si prende sul serio e che parimenti vuole faccia chi gioca. Tocca più l'argomento accessibilità, ma è abbastanza frustrante scontrarsi con la gestione della telecamera di gioco e delle hitbox nemiche in un paio di boss battle che molto hanno stremato la mia pazienza. Non avendo appunto iframe nei roll, capiterà più volte che vi ritroverete a rotolare nella traiettoria di un attacco di un nemico, e se malauguratamente esso vi intercetterà durante l'animazione, consideratevi stunlockati fino alla morte. Nelle circa 15 ore di gioco mi sono anche spesso ritrovato con frammenti audio che andavano e venivano, intere sezioni di combat nelle quali non c'era suono, solo quello ambientale, e suoni riprodotti senza una mia azione in game e senza la presenza di qualcosa che giustificasse quel suono intorno a me. Essere duro con un titolo non è mai piacevole, soprattutto quando eri il primo ad essere interessato alla sua riuscita. Vlad però è una delusione, un compitino svolto copiando il giusto ma senza ulteriori ragionamenti di UX o strutture di design pensate per ingaggiare chi gioca. A livello estetico sicuramente molto curato e ben svolto, ma colpevole di un impianto ludico spigoloso, impreciso e a volte semplicemente lasciato a se stesso. Vlad sembra un titolo che sin da subito ha definito il suo carattere estetico, ma che ha perso il resto della sua identità da parte. Insomma, un bel cartone animato. Peccato che sia un gioco.